Ciao ragazzi, finalmente è arrivato dopo tantissime richieste il video tutorial di Casa Mia Gali, canzone sanremese che tutti stanno canticchiando perché è ben ritmato, coinvolgente, allegro e soprattutto i miei alunni, tanti miei alunni stanno aspettando questo spartito, questo video tutorial ed eccoli accontentati. Quindi ho scritto questo brano per flauto anche perché siamo nella tonalità di Do maggiore. Quindi nessuna alterazione, non ci sono diesi, non ci sono bemolle. Possiamo vedere lo spartito che è abbastanza lungo, come potete vedere, l'ho diviso in due parti. È perché il brano è molto articolato, quindi c'è una prima parte, il ritornello, delle sincope, delle semicrome. Quindi attenzione, c'è da studiare un pochettino. E poi anche un paio di gruppi irregolari terzini che vedete nella seconda parte. Quindi vi raccomando, studiatelo lentamente, nota per nota. Ok, quando siete pronti, lo suonate assieme a questo video tutorial. Sapete benissimo che potete anche iniziare a studiarlo a 0,75. Quindi rotellina su YouTube, cliccate tempo normale sopra 0,75. Quindi studiatelo lento, quando siete pronti, poi lo facciamo anche a tempo, ok? Non ci sono battute di pausa, quindi per non farvi trovare un po' impreparati, ho inserito una battuta e mezzo di pausa. Sentirete dei click, 6 e mezzo, e poi cominciamo subito. L'unica cosa, vi ricordo che c'è un bel mi acuto, proprio nel ritornello, quindi vi raccomando, il mi acuto è come il mi normale, bisogna aprire mezzo foro dietro, quindi questo è il mi che tutti conosciamo. Mezzo foro dietro, suonate il mi acuto. Con il fa è la stessa cosa, ce n'è appena uno, però vi raccomando, anche questo basta aprire mezzo foro dietro con la posizione del fa e vi esce quell'acuto. Ok? Siamo pronti? Via, studiate lentamente e poi suonate com'è. Vai!